Oggi vi mostrerò finalmente la mia collezione completa. Non ne ho mille di profumi, ma neanche 5, insomma. Ho i profumi principali per ogni categoria. Non vi andrò ovviamente a dire ogni nota di ogni profumo, perché sennò il video durerebbe 2 ore. Allora, Salvatore Ferragamo F Black Pour Homme, uno dei migliori economici da ufficio. Sauvage di Dior, Dolce & Gabbana The One Eau de Parfum, Armani Code Profumo. Non comprate questa versione, e se vi piace questo DNA comprate la versione Absolue. Acqua d'Antique Pour Homme, stesso discorso, non comprate questa versione. Vi consiglio più o la Acqua Amara oppure Acqua Marine o Pour Homme, quello classico. Poi ho due fragranze di Zara, praticamente sono la copia di Acqua di Gio Eau de Toilette e Invictus Eau de Toilette. Non ve li consiglio sinceramente, sono troppo sintetici e danno fastidio. Poi Montblanc Individual, uno dei migliori per quanto riguarda l'ufficio. Bulgari Man Black Orient, Bleu de Chanel Eau de Toilette, versione migliore secondo me. Calvin Klein One Eau de Toilette, profumo unisex. Terre d'Hermès Parfum, preferisco l'eau de toilette. Poi Enrico Coveri Pour Homme Eau de Toilette, un classico. Poi Valentino Uomo Intense, uno dei migliori per l'inverno. Gucci Guilty Absolute, uno dei migliori nella mia classifica personale. Note legnose all'interno, cuoio, pelle, insomma, uno dei più buoni secondo me. Azzaro Chrome Visit, un classico. Cartier de Clarisson d'Anzoir, è uno dei più longevi che ho nella collezione. Rosa all'interno, pepe nero, economico, uno dei migliori secondo me. Acqua di Gio Profondo, ultimo flanker di Casa Armani, interessante la nota di Acqua Zone all'interno. Ultramal di Jean Pouvotier, non mi fa impazzire, se avete visto gli altri video sapete di cosa parlo. Blu di Bulgari Pour Homme, un classico. Jean Pouvotier Le Male, un altro classico. Azzaro Chrome, uno dei migliori per quanto riguarda le stagioni fresche estive, molto buono, fresh and clean. Poi Eau de Parfum di Sauvage, insieme all'Eau de Toilette e il Parfum, tra i profumi miei preferiti. Versace Pour Homme, classicone di casa Versace, floreale, agrumato, versatilissimo, uno dei migliori. Ferrari Bright Neroli, buon Neroli, ma preferisco Wood Neroli di Bulgari. Yves Saint Laurent La Nuit de l'Homme, uno dei migliori che ho nella collezione per quanto riguarda profumi di appuntamento. Made to Measure di Gucci, uno dei più classici di Gucci. 1 Million, neanche lo presento. Gucci Guilty Pour Homme, molto simile a Made to Measure ma meno fresco. Roma Uomo di Laura Biagiotti, un classico. Versace The Dreamer, un profumo molto vintage anni 80, buono. Hugo Boss Eau de Toilette, la versione che mi piace più di Hugo Boss. Acqua di Gio Profumo, mi stava cascando, uno dei più buoni, persistenti, patchouli, incenso, bergamotto, veramente un capolavoro. Mr. Barberi Eau de Parfum, uno dei più particolari e buoni della mia collezione. Floyd Dopo Barba, buonissimo secondo me, riporta ai barbershop appunto, profumo di antico, buonissimo. Poi Molecule 01, profumo molecolare. Molecule 01 o 01 è il molecule che preferisco di Eccentric Molecule. Poi Gucci Memoir d'Honneur è uno dei più buoni nella mia classifica personale, artistico, veramente buono. Thierry Mugler Cologne, freschissimo. Bentley For Men Intense, uno dei più buoni, le pelle, cuoio, rum, buonissimo, economico, uno dei migliori ed economici. Versace L'Homme, un classico. Nino Cerruti, un profumo anni 70-80, Eau de Toilette floreale, un po' agrumato, buonissimo. Poi ho Date for Men e Office for Men di Jeremy Fragrance, arriverà presto una recensione dei due. Ferrari Scuderia Red, niente di speciale. Burberry London, buonissimo, ricorda un sir degli anni 1800 londinese. Poi Tommy di Tommy Hilfiger Eau de Toilette, Sentori di Hugo Boss Eau de Toilette, meno dolciastro, più fresco. Poi Cool Water di Davidoff, un classico. Versace Eros, il profumo signature di mio fratello, lo usa molto lui, molto buono. Poi Gutteridge,
l'ho voluto mettere soltanto per la mia collezione, ma non ve lo consiglio. Una semicopia di Ventus, ma riuscita. Poi, numero 5 di Chanel, non ha bisogno di essere presentato, classico dei profumi da donna. 4711 Colonia che usò Napoleone Bonaparte. Buona, se volete fare un tuffo nel passato, vi la consiglio. Poi Zino di Davidoff, uno dei più classici che ho nella mia collezione, profumo buonissimo. Poi il Listan di Guerlain Pour Homme, uno dei più particolari per l'inverno, cacao, anice, insomma, è particolare. Versace Dylan Blue, tra i più versatili che ho nella mia collezione, buono, sicuro, non male. Man in Black di Bulgari, uno dei più venduti ai giorni d'oggi, orientale speziato, veramente uno dei migliori. E ultimo, ma non ultimo, Creed Aventus, secondo me il migliore nella mia collezione, tra i miei preferiti in generale, se non il mio preferito. So benissimo quanto costa, so benissimo il valore, ma secondo me li vale tutti. E poi, se vedete là, c'ho una busta con tutti i campioncini di ogni profumo, però non ve la sto a far vedere perché sono veramente tanti. Ho conservato qua i principali. Ho Green Irish Tweed di Creed, molto buono, classico di casa Creed. Virgin Island Water per la stagione estiva, molto buono. Poi Creed Aventus Forever, uno dei più particolari da donna di Creed. E Creed Viking, un colosso di casa Creed. E ultimo Terre Hermes Eau Intense Vetiver, molto simile a Guerlain Vetiver, questo però è più pungente, più forte. Questa è la mia collezione attuale di profumi. Ovviamente mancano nell'appello alcuni profumi che comprerò prossimamente, tipo Dolce Gabbana Light Blue o Intense e altri. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci rivediamo in un prossimo video.